Fontamara di Ignazio Silone, pagina 22. Stessa lingua, lingue diverse. Dialogo tra un cafone e un cittadino. Insomma, gli dissi annoiato, sbrigati e spiegaci di che tassa si tratta. Quello mi guardò come se avessi parlato ebraico. Parliamo e non ci capiamo, disse scoraggiato. Parliamo la stessa lingua, ma non parliamo la stessa lingua. Questo era vero, e chi non lo sa? Un cittadino e un cafone difficilmente possono capirsi. Quando lui parlava era un cittadino, non poteva cessare di essere un cittadino, non poteva parlare che da cittadino. Ma noi eravamo cafoni. Noi capivamo tutto da cafoni, cioè a modo nostro. Migliaia di volte nella mia vita ho fatto questa osservazione. Cittadini e cafoni sono due cose differenti. In gioventù sono stato in Argentina, nella Pampa. Parlavo con cafoni di tutte le razze, dagli spagnoli agli indi, e ci capivamo come se fossimo stati a Fontamara. Ma con un italiano che veniva dalla città ogni domenica, mandato dal consolato, parlavamo e non ci capivamo. Anzi, spesso capivamo il contrario di quello che ci diceva. Lì, nella nostra fazenda, c'era perfino un portoghese sordo muto, un peone, un cafone di laggiù. Ebbene, ci capivamo senza parlare. Ma con quell'italiano del consolato non c'erano crisi.